Ora, in questa lezione affrontiamo un tema che avevo già preannunciato, e cioè il discorso legato alla natura dei dielettrici e alla loro capacità di comportarsi come tali, limitata ad un certo range di tensioni di applicazione. Partiamo da un caso semplicissimo, partiamo dal caso di due conduttori piani affacciati, isolati da un dielettrico epsilon, forse a distanza D, due lamine, due elettrodi se volete, o se preferite le armature di un condensatore piano. In questo caso il campo all'interno è costante, è uniforme. Ok? E la tensione V che c'è tra le armature, tra questi due elettrodi, è proprio pari, scusatemi, sì, al campo moltiplicato per la distanza, quindi se volete lo spessore di questo dielettrico. Se preferite, nel momento in cui invece nota la tensione, in funzione della distanza che avete posto tra gli elettrodi, quindi se volete lo spessore dell'isolante, avrete un campo più o meno intenso. Quindi, quando io applico una tensione ad un isolante, non ho conduzione ovviamente, essendo isolante, ma sto imponendo un campo all'interno di quella regione, che sarà tanto più intenso quanto più piccolo è lo spessore di questo isolante. Bene, questa operazione non può essere portata all'infinito, perché quando raggiungiamo un certo valore critico che dipende dal materiale, l'isolante si rompe. Che significa che si rompe? Significa che i legami che tengono ferme le cariche e non consentono alle cariche di mettersi in moto, quindi non consentono il flusso di carica, cioè di corrente, si rompono. C'è la cosiddetta ionizzazione a valanga. Si ionizza questo materiale, quindi significa che la forza che stiamo applicando è sufficiente a rompere questi legami. Nel momento in cui si rompono questi legami, che succede? Si crea un canale di scarica, un arco elettrico cosiddetto. Cioè, questo che era un materiale isolante diventa un materiale conduttore. Si crea un percorso di chiusura della carica, se volete, della corrente in qualche modo. Cioè, mettiamo in cortocircuito le due lamine, ecco, ragioniamo così, gli elettrodi. Rompete il dielettrico, create un canale conduttore e quindi la carica si neutralizza. C'è un fenomeno di ricombinazione della carica molto violento se la carica che avevamo depositato tra le due armature è consistente. Questo tipo di fenomeno è noto come rottura del dielettrico e avviene quando il campo supera un certo livello critico chiamato rigidità dielettrica. Essendo un campo si misura in volt su metro, in realtà la rigidità dielettrica, quando il campo supera il valore di rigidità, il dielettrico si rompe e diventa un conduttore. Non fa più il suo mestiere, non è più in grado di isolare, c'è un passaggio di corrente tra un elettrodo e l'altro, attraverso il canale che si è formato, appunto l'arco elettrico. Quando superiamo questo livello, quindi, cambia la natura di questo oggetto. Anche localmente cambiano le proprietà di questo materiale. Tipici valori di rigidità elettrica, per esempio in aria, tipicamente si hanno 3 kV a millimetro. Significa che ogni millimetro di spessore di aria riesce a isolare 3 kV. Cioè che non potete applicare più di 3 kV, altrimenti si rompono e si ionizza l'aria. E questo quando accade? Questo fenomeno lo conosciamo bene. Durante
durante un temporale che succede? Che la carica elettrica presente in aria, nelle nubi, induce una carica tipicamente positiva, non sempre, ma tipicamente positiva, induce una carica opposta sul terreno, tipicamente conduttore. Questi due, che cosa sono? Queste sono due distribuzioni di cariche di segno opposto. Si crea un effetto simile al condensatore. Si crea un campo elettrico. In aria. Quando il campo supera questi famosi 3 kV al millimetro, che succede? Si rompe l'aria, tra virgolette, si ionizza l'aria, si crea il canale di scarica, si crea quello che chiamiamo pulmine, cioè il canale che poi consente il fenomeno chiamato fulmine. Che cos'è il fulmine? Non è altro che la ricombinazione delle cariche. Voi avete messo in corto due conduttori. Avete messo in corto questi due sistemi di carica, fatemi parlare così, si ricombina questa carica, si hanno delle correnti violentissime, così violente, che una parte di energia si converte in fotoni, cioè luce. Okay? C'è un flusso di corrente attraverso questo canale di scarica, in realtà gli impulsi sono più di uno, se andate con una macchina fotografica si può andare a vedere, in realtà il primo impulso può seguire altri due o tre impulsi sempre meno energetici, con dei tempi dell'ordine millisecondo. La corrente attraversa il canale che si è creato nel dielettrico, dà luogo a emissione di campo, tra l'altro anche ad emissione di fotoni, quello che poi chiamiamo fulmine. Per effetto della rottura dei legami locali che ha creato la ionizzazione, cambia anche localmente la pressione, c'è un'onda di pressione che poi è quello che ci arriverà in ritardo e chiamiamo tuono. Quindi questo è un fenomeno naturale che conosciamo, i dielettrici si possono rompere sufficientemente, diciamo, se sono sufficientemente energizzati, quindi se dall'esterno stiamo dando una forza che eccede il massimo sopportabile, espresso a livello di campo massimo, rigidità dielettrica, si rompe l'isolamento. Questo significa che ogni volta che progettiamo un isolamento, quindi significa che nei condensatori non possiamo diminuire a dismisura la distanza perché c'è questo limite. E quindi torniamo alle considerazioni che abbiamo fatto quando abbiamo studiato i condensatori. Io, volendo, posso aumentare la capacità avvicinando le armature, ma questa operazione è lecita fino a un certo punto. E qui si capisce chiaramente, se sul condensatore sta agendo un kilovolt, io non posso far scendere D a piacimento, perché quando D tende a zero questo cresce e questo ci avrà il suo limite naturale. Quindi se io voglio utilizzare una D deve essere compatibile con il campo di rigidità, col valore di rigidità di quel dielettrico. In aria vale 3 kV millimetro, vedremo che con altri dielettrici questo valore cresce di molto, può arrivare a 40, 50 kV millimetro. Quindi cambiate l'isolante se avete necessità. Ma per quanto possa essere grande, nessun isolante ce l'ha infinito questo valore, ovviamente. Arriverà il punto in cui non ci possiamo, oltre il quale non ci possiamo spingere. Questa è una considerazione sul dielettrico del condensatore. Ma il dielettrico viene usato come isolante. E quindi anche nel dimensionamento degli isolanti io devo tener conto di questa regola. L'isolante che c'è intorno al cavo elettrico, al conduttore in un cavo elettrico, deve avere uno spessore proporzionale legato a chi? Alla tensione di esercizio. L'isolante che isola il cavo elettrico dal traliccio. Poi avete un traliccio e poi avete il cavo elettrico sospeso. Qui c'è un isolante, ok? Una catena di isolatori. E questo è il cavo. La distanza a cui deve essere posto il cavo dal traliccio stesso dipende dalla tensione, e quindi se ci fate caso, osservate i tralicci di alta tensione, osservate che la catena degli isolatori è molto più lunga delle linee aeree magari di media tensione o di bassa tensione che trovate, che sono andando per i campi, vedete le linee aeree di bassa tensione, i pali di legno,
usavano una volta, vedete lì l'isolante è molto piccolo, mentre l'isolante di un traliccio di alta tensione è molto più lungo, perché più cresce la tensione più dovete allungare la distanza tra i due oggetti che volete isolare, nel nostro caso il cavo elettrico e il traliccio metallico. Ovviamente se non vi basta la distanza dovete cambiare il materiale isolante, cioè far crescere questo valore con C. Sempre lo stesso discorso ce lo ritroviamo ad esempio negli interruttori. Gli interruttori è un altro tipo di componente in cui è fondamentale tener conto dell'arco elettrico, perché l'interruttore nello schema più semplice che possiamo immaginare, che cos'è? È un oggetto che apre un circuito, quindi crea quello che dal punto di vista circuitale è un circuito aperto, facendo che cosa? Distanziando dei contatti. Quindi quando chiudo metto in contatto questi morsetti, quando apro distanzio questi morsetti. Questo è lo schema concettuale di ogni interruttore. Bene, a che distanza mi devo porre per essere sicuri che non passi corrente? Torna il concetto di rigidità, dipende dal materiale isolante che state utilizzando. Gli interruttori più semplici sono in aria, cioè semplicemente staccate il collegamento. Ma se staccate il collegamento, voi avete realizzato un aperto con un dielettrico avete distanziato materialmente i contatti di una quantità di... Come fate a calcolarvi quella quantità? Ve la calcolate tenendo conto delle correnti e tensioni di esercizio, in particolare la tensione di esercizio. In altre parole, se quello è un interruttore che è stato dimensionato per un impianto in cui la tensione nominale è di 230 volt, avrà certe caratteristiche. Ma se lì gli arriva una tensione di 20.000 volt, che succederà? Il dielettrico si rompe, qui si crea l'arco elettrico. Se la tensione eccede il valore tale per cui il campo elettrico diventa superiore alla rigidità, si crea l'arco elettrico. E quindi voi pensate di aver aperto l'interruttore, in realtà lì c'è un corto, perché il dielettrico si è rotto. Quando accade questo? Può accadere per esempio durante il temporale. In realtà sarebbe buona norma durante il temporale non affidarsi al fatto che ho spento un elettrodomestico, ma staccare materialmente la spina. Per questa ragione, perché durante i temporali cosa accade? Che questo signore qui, questo fulmine, non è altro che un canale di corrente ad alta frequenza, arriva fino ai megahertz. Questo dal punto di vista elettromagnetico è un'antenna che fa propagare campo. Il campo elettrico prodotto da questa antenna si va ad accoppiare con le linee aeree, dice la linea trifase. Questa diventa, la linea diventa un'antenna in ricezione. Quindi il campo prodotto dal fulmine si accoppia con la linea aerea riceve questo campo e quindi quello che succede è che su questa linea iniziano a propagarsi impulsi di sovracorrente e sovratensione che arrivano a destinazione. Se non ci sono opportune protezioni, sulle linee tipicamente queste protezioni siano scaricatori, cioè sono dei componenti che quando la tensione eccede un valore massimo scarica a terra senza farlo arrivare a destinazione, tipicamente questi oggetti proteggono i trasformatori nelle cabine, ma difficilmente ce li troviamo a casa nostra. Quindi se il fulmine è caduto vicino casa, si è accoppiato con la linea elettrica e a casa mi arriva un bel impulso energizzato di pochi millisecondi, ma in quei pochi millisecondi possono arrivare i kiloampere o anche i kilowatt in pochi millisecondi. Quindi l'energia totale non è eccessiva, ma il livello di tensione consente la rottura di questo dielettrico. Quindi questo impulso ce lo becchiamo sui nostri componenti. E siccome quasi tutti i componenti hanno le schede elettroniche, siccome i componenti elettronici sono fortemente sensibili a questi sbalzi, saltano le schede. Dopodiché ci accorgiamo che sostituire la scheda costa quanto ricomprarsi l'elettrodomestico e quindi in questi casi si prende la lavatrice e la si rottama, ahimè. Quindi tornando a noi, perché vi dico tutto questo? Perché ovviamente il dimensionamento dei cavi, il dimensionamento degli interruttori viene fatto sulle condizioni nominali, chiaramente,
ma bisogna anche tener conto di questi fenomeni, per cui se io ho un grosso problema legato a disturbi esterni che possono crearmi questo tipo di problema, e allora metto dei filtri, gruppi di continuità o gruppi che mi consentono di filtrare questo tipo di segnale, sto tranquillo. Altrimenti vale la regola della nonna, cioè stacca le prese quando c'è il temporale. C'è poco da fare, in quel momento siamo esposti, non abbiamo la protezione degli interruttori perché il fatto di avere aperto un contatto non ci garantisce nulla rispetto a questo tipo di fenomeni transitori con tensioni molto elevate. Ovviamente il dimensionamento va fatto sulle correnti nominali, sulle tensioni nominali. Queste sono condizioni particolari in cui occorre prendere precauzioni in maniera diversa. Non si può dimensionare un'autostrada guardando quante macchine passano il 31 luglio, altrimenti tutte le autostrade sarebbero a 10 corsie. Questo vale in generale. Il dimensionamento degli impianti, spessori degli elettrici, eccetera, eccetera, va fatto con degli opportuni fattori di sicurezza, ma rispetto alle condizioni nominali. Bene, quindi questa è la rigidità elettrica, ci torneremo perché in molti esercizi ci sarà chiesto di verificare il rispetto di questa condizione, cioè nelle scelte progettuali che faremo dovremo sempre dare un occhio al fatto che il dielettrico deve continuare a fare il suo mestiere. Tenete conto che questi sono sempre comunque valori medi, nessuno si metterà mai al limite della rigidità, perché questi sono valori calcolati in situazioni omogenee, uniformi e medie. Tenete conto che il campo elettrico non si distribuisce sempre uniformemente. Se avete oggetti di forma irregolare, c'è il cosiddetto effetto punta, cioè il campo elettrico si infittisce intorno alle regioni dove avete un profilo geometrico più spigoloso. E quindi magari il valore medio del campo rispetta questo limite, ma intorno ad una punta il campo lo supera. Se si rompe il dielettrico da qualche parte, poi si rompe dappertutto. Quindi vi dico questo perché, pur avendovi dato dei valori di riferimento, poi nella pratica progettuale nessuno si mette mai a 3 kV, a 2,9 kV. Si dà sempre un fattore di sicurezza tenuto conto del fatto che questi sono sempre valori calcolati in condizioni uniformi. Bene, detto questo, vediamo l'ultima configurazione elettrostatica di interesse applicativo, che è appunto il cavo elettrico, il cavo cosiddetto bipolare, chiamato anche linea bifilare. La volta scorsa abbiamo visto il cavo coassiale, che è un tipo di cavo elettrico tipicamente usato per applicazioni di segnale, non di potenza, quindi TLC. Invece il cavo che studiamo oggi, la cosiddetta linea bifilare o cavo bipolare, è proprio il cavo classico per applicazioni elettrotecniche di potenza, cioè la coppia di conduttori cilindrici separata da un isolante, la guaina dielettrica. Okay? Quindi immaginate una situazione del genere, avete due conduttori cilindrici, stavolta non sono coassiali, ma hanno l'asse parallelo. Vedete? La distanza tra gli assi, chiamiamola B, il diametro di questi cilindri lo chiamiamo 2A, quindi il raggio lo chiamiamo A. Un cilindro è carico con carica più Q, distribuito uniformemente, l'altro con carica meno Q, distribuita anch'essa uniformemente. Quindi la classica linea, il classico cavo bipolare di utilizzo elettrico. In particolare studiamoci un tratto di lunghezza L. Bene, la prima, vogliamo studiarci questa struttura, la configurazione di campo, e poi ci vogliamo calcolare la capacità.
lo vedremo, per unità di lunghezza, come tutte le strutture che si estendono in una dimensione molto più che nelle altre due. Bene, il punto di partenza è il campo prodotto da un singolo cilindro caricato uniformemente, che abbiamo studiato nelle scorse lezioni. L'altro concetto che applicheremo è la sovrapposizione degli effetti. E quindi, in ogni regione dello spazio che andremo ad investigare, il campo sarà la somma del campo prodotto dalla lamina dal cilindro positivo in assenza del negativo più il duale, come abbiamo fatto nel coassiale. Adesso l'unica differenza che c'è rispetto al caso coassiale, per esempio, è che gli assi sono paralleli ma non sono uguali, quindi le strutture non sono coassiali. E quindi, per esempio, se adesso mi metto in un punto, per esempio qui, allora i due campi come sono fatti? Il campo prodotto dal singolo cilindro positivo, lo sappiamo, è ortogonale all'asse di questo cilindro ed è diretto con verso uscente dal cilindro positivo. Quindi ha questo verso qui. Andiamoci a proiettare la situazione nel piano ortogonale agli assi, troveremmo questa situazione. Quindi il campo prodotto dal cilindro positivo sarebbe questo. Ok? Quanto vale questo campo in valore assoluto? Quindi il modulo sarà Q fratto Y epsilon L per R, dove R chi è? Dobbiamo prendere come riferimento l'asse di questo cilindro e quindi in un punto qualsiasi P R sarà riferito a quest'asse. Ok? E questo è il campo, il modulo del campo prodotto dalla carica positiva. Così si è più chiaro. Beh, carica negativa avrà lo stesso tipo di campo, quindi radiale, diretto verso la carica stavolta, dove però adesso, attenzione, l'asse radiale non è più riferito a questo asse, la coordinata radiale non è più riferita a quest'asse ma a quest'altro asse. Quindi E meno sarà così. In tutta la regione di spazio. Cambiamogli colore, così è più chiaro. Ok? Bene, nel piano longitudinale il campo E meno sarà questo. Vedete, sarà parallelo al campo E più, avrà verso discorde all'esterno della struttura, perché deve puntare stavolta al cilindro negativo, quindi all'esterno della struttura verso discorde rispetto al campo E più, all'interno, come accadeva per il condensatore, allo stesso verso.
Il suo modulo quanto vale? Formalmente vale alla stessa espressione, però dobbiamo stare attenti perché stavolta il riferimento non è più qui. Quindi se prendo un punto generico, R' sarà questo. Il riferimento è rispetto all'asse. Del secondo conduttore, quindi questo è R e questo è R'. Vabbè, in altre parole, che succede rispetto al coassiale? Quello che succede è che abbiamo due riferimenti diversi. Il contributo positivo lo dovete riferire all'asse del conduttore positivo e il contributo negativo all'asse del conduttore negativo. Questo è tutto, niente di fantascientifico. Questo cosa significherà? Mettiamoci in un punto qualsiasi all'esterno di questa struttura, per esempio proprio il punto P che ho individuato lì. In questo punto voi avrete il contributo del campo E meno, che è diretto così, il contributo del campo E più, che è diretto così. Quanto è il campo totale? Non è più zero come nel coassiale. Perché? Perché nel coassiale tutti e due i contributi erano riferiti allo stesso asse, quindi usavamo Q fratto 2π greco L per R, 2π greco epsilon L per R. Adesso, se il punto sta qui, l'intensità del campo legato alla carica negativa è maggiore rispetto a quella legata alla carica positiva, perché sono più vicino alla carica negativa e più lontano da quella positiva. In altre parole, c'è una sottrazione perché hanno verso opposto, ma non c'è la cancellazione totale come nel coassiale, non c'è l'effetto di schermatura totale, perciò vi dicevo quel cavo lì è schermato, questo no. In altre parole, il campo in questo punto è questo, il modulo di questo vettore meno il modulo di quest'altro. Quando vado a fare la differenza dei moduli non ho più zero, perché uno è riferito ad un asse, l'altro riferito all'altro asse, le distanze non sono uguali e quindi chi prevarrà? Prevarrà la componente legata alla carica più vicina. Quindi se sono qui più vicino alla carica negativa mi resterà un pezzettino del vettore meno, se sono qui più vicino alla carica positiva mi resterà un pezzettino del vettore più. Quindi intorno alla linea bifilare non c'è una cancellazione di campo, il campo non è rigorosamente confinato all'interno. C'è comunque un fenomeno di cancellazione, perché se io mi metto a lunga distanza, che succede? Se mi metto vicino, i due effetti non si possono bilanciare, ma se mi allontano molto da questa linea, cosa accadrà intuitivamente? Se io mi metto a lunga distanza, la distanza tra i due assi diventa sempre più piccola, confrontata con la distanza a cui sto calcolando il campo. E quindi a lunga distanza quelle due cariche le vedo sovrapposte. Alla fine, siccome sono uguali, è come se non vedessi più carica, cioè il campo tenderà a zero. La differenza è che in un coassiale rigorosamente appena uscite fuori il campo è zero, invece in questa struttura sarà piccolo ma non zero. Questo all'esterno. All'interno cosa succede? All'interno succede che i due campi si sommano in modulo, ed è almeno lungo questa, in questo piano, stiamo attenti. In questo piano i campi sono paralleli ed equiversi, quindi il campo totale sarà la somma dei due contributi. Se ci mettiamo nel piano trasverso la situazione è un po' più complicata, perché l'unico luogo dei punti in cui c'è proprio la somma dei due contributi è qual è? È la congiungente tra i due assi, perché vedete, se mi metto in un punto qualsiasi P che giace nel piano che collega i due assi, in un punto qualsiasi, da chi è dato il campo? Il campo E più avrebbe questa direzione e questo verso, il campo E meno avrebbe la stessa direzione e lo stesso verso. E quindi il campo totale in questi punti lo si ottiene semplicemente sommando i due moduli.
ma questo vale solo per questi punti, perché in qualunque altro punto, per esempio qui, vedete, il campo E meno avrebbe questo verso e questa direzione, il campo E più sarebbe questo. E quindi il campo totale non lo ottenete semplicemente sommando i moduli, perché i vettori non hanno la stessa direzione. Non potete sommare moduli, dovete fare la composizione vettoriale e sommare i totali. Okay? Tanto per darvi l'idea della distribuzione di campo, se andate a fare questa operazione punto per punto, vi verrebbe questo. Qui c'è la carica positiva, qui c'è la carica negativa, il campo avrebbe questa configurazione. Questo è il campo finale totale. Queste sono le linee di campo elettrico che corrispondono a questa struttura. Quindi, se sommate in ogni punto il contributo dei due campi, ottenete la struttura finale del campo di questo cavo elettrico, che è quella che vi ho disegnato in alto a destra. Vedete, il campo si addensa tra i due conduttori, quello è il risultato della somma vettoriale dei due campi radiali, uno entrante nella carica negativa, l'altro uscente. Ok? Bene, allora, se io volessi calcolarmi la capacità di questa struttura, fatte tutte queste considerazioni sulla struttura della soluzione del campo, in termini di campo elettrico, quindi il campo elettrico abbiamo detto, ecco, vi disegno il campo totale anche nel piano longitudinale. Se vado ad applicare lo stesso concetto anche al piano longitudinale, qui vi do la soluzione completa, otterrei questo campo. Okay. Quindi il campo sarebbe diretto è sempre diretto verticalmente, ortogonalmente rispetto ai due assi nel piano longitudinale, vedete? E a differenza della linea coassiale all'esterno non si cancella. E quindi all'esterno, dalla parte del conduttore negativo, vi resta un'aliquota di campo prodotto dal conduttore negativo, quindi che ha il verso entrante in quel conduttore, all'esterno, dalla parte del conduttore positivo, vi resta un'aliquota di campo prodotto dal conduttore positivo e quindi uscente dallo stesso. Ok? Quindi questa struttura di campo nel piano longitudinale, questa struttura di campo nel piano trasversale. È complicata, sì, è ovvio che è complicata, e quindi ci spaventiamo perché dobbiamo calcolarci la tensione. Certo che no, perché come al solito noi, potendo scegliere a piacimento come calcolarla, quali punti e con quale percorso collegarli, ci mettiamo nella condizione più semplice. E qual è la condizione più semplice? La capacità di questa struttura, per definizione, sarà la carica, struttura di lunghezza L, abbiamo detto, sarà la carica diviso la tensione che c'è tra i due conduttori. Allora, consideriamo un tratto di lunghezza L, quanto vale la tensione tra A e B?
La tensione tra A e B, come al solito, è... Facciamolo qui. Come al solito devo integrare il campo elettrico tra due punti appartenenti ai due conduttori. Come al solito i punti A e B sono qualsiasi. Come al solito il collegamento tra A e B può essere qualsiasi. Sfruttiamoci tutti questi gradi di libertà per semplificarci il problema. E allora, tra le infinite possibili scelte, io scelgo di collegare il conduttore positivo e quello negativo proprio lungo la congiungente degli assi, delle proiezioni degli assi. Cioè, mi metto nel piano ortogonale agli assi e vado a collegare i due conduttori da un punto A a un punto B, dove A e B rappresenta il segmento ottenuto collegando i due centri. Ok? Quindi, se faccio così, io avrò che A e B saranno gli estremi di questo segmento. E devo integrare che cosa? Il campo totale, che a sua volta lo vedo come somma di due contributi, quello legato alla carica positiva e quello legato alla carica negativa. Sovrappongo gli effetti e mi calcolo i due pezzi separatamente. Quindi avrò, iniziamo a vedere l'integrale del campo prodotto dalla carica positiva e poi vedremo quello del campo prodotto dalla carica negativa. Ovviamente i due integrali li posso calcolare con due sistemi di riferimento diversi. Una volta che li ho spezzati, posso usare due sistemi di riferimento diversi. Quindi, per il primo integrale uso come sistema di riferimento il sistema in cui l'asse R è definito rispetto la coordinata R, scusatemi, è definita rispetto all'asse della corrente positiva. E quindi il punto A in questo sistema di riferimento si trova alla coordinata piccola, cioè il valore del raggio. Il punto B a che coordinata si trova? Alla distanza D meno A, visto che D è la distanza interasse. Quindi in questo sistema di riferimento sto facendo l'integrale tra A piccolo e D meno A. In questo sistema di riferimento mi sono scelto un cammino di integrazione la cui tangente coincide col versore R. Quindi quando vado a fare questo integrale qui, io sto facendo l'integrale tra A piccolo e D meno A di chi? Di E più. E più vale Q grado 2 di greco epsilon LR, è orientato lungo R ed è proiettato ancora su R. Questo è campo. Questo è E più. E questo è T. Quindi, come al solito, R per R diventa 1 e semplifichiamo l'integrale. E sappiamo come operare. Va bene? Ok. L'altro pezzo chi ce lo dà? È l'integrale del campo E meno. Adesso E meno io potrei anche fare un cambio di variabile ed esprimere E meno nel sistema di coordinate di più, ma non mi conviene perché l'integrale me lo posso calcolare con un altro sistema di coordinate che è più semplice, perché io adesso cambio sistema di coordinate. Per me R è il vettore radiale preso da quest'asse,
Quindi come sarà orientato? Sarà orientato così. Lo chiamo R' per non confonderci. Quindi il punto B in questo nuovo sistema di riferimento si trova a distanza A, il punto A si trova a distanza di meno A. Quindi in questo sistema di riferimento si invertono le distanze, ovviamente. Bene. Quanto vale? Quindi io adesso l'integrale devo sempre fare tra A e B. Quindi adesso A si trova a D meno A. B si trova in A. Qui avrò meno Q di 2 pi gre epsilon RR e qui avrò R primo e avrò T. No, scusatemi, meno Q non ci vuole perché ho cambiato, sarebbe meno Q se avessi lasciato il vecchio sistema di riferimento. Ok? Benissimo, adesso sto integrando su dr'. R' rispetto a T, T adesso chi è? T è uguale a meno R'. Perché adesso T è rimasta questa. Abbiamo cambiato l'asse. Quindi questa qui è meno R'. E quindi il prodotto scalare non è più uguale a 1 ma a meno 1. Ma il meno 1 me lo posso giocare invertendo gli estremi di questo integrale. E quindi questo diventa ancora integrale tra A di meno A di Q tra 2 pi gre epsilon R primo, questo è R primo, scusatemi, in R primo, cioè lo stesso integrale che avevo qui. Scusatemi, qui non c'è un uguale, c'era un più. Fammi fare i passaggi per bene, questo era un più. Quindi questo è il contributo della carica positiva e varrà A di meno A Q tra 2 pi gre epsilon LR dr. Questo qui lo posso scrivere, tenuto conto che questo è meno 1, inverto gli estremi di integrazione e diventa l'integrale tra A e D meno A di Q tra 2 pi gre epsilon LR primo dr primo, cioè è lo stesso integrale. La variabile di integrazione è muta, come sapete, quindi sto facendo due volte lo stesso integrale. In altre parole, il contributo che calcolo con una carica lo devo semplicemente moltiplicare per 2 in termini di tensione. Quando farò l'integrale sul campo E più tra A e B, otterrò lo stesso risultato dell'integrale tra A e B del campo prodotto dalla carica negativa. Quindi alla fine sarà due volte il valore di uno dei due, quindi A di meno A integrale di Q fratto 2 pi greco epsilon L per R. Benissimo, adesso 2 e 2 va via, tiriamo fuori le costanti. Ci resta l'integrale di 1 su R, che è il logaritmo. Per le proprietà del logaritmo, questo varrà logaritmo di D meno A diviso A. Quindi la tensione tra questi due conduttori vale Q diviso pi greco epsilon L per il logaritmo di chi? Del rapporto tra D meno A e A. E quindi la capacità di una linea bifilare, di un cavo bipolare, vale Y epsilon diviso logaritmo di D meno A su A per la lunghezza del cavo. E quindi, se come spesso accade, invece di fornire C, fornite di fare ad ammetro, a
la capacità per unità di lunghezza sarà y epsilon diviso il logaritmo di meno a su a. Rispetto a tutte le proprietà che ci aspettiamo per una capacità di un sistema elettrostatico in termini di dipendenza dal parametro epsilon e da parametri geometrici. Anche in questo caso, quando D tende ad A, potremmo aumentare la capacità, però ricordiamoci che questa operazione presuppone un assottigliamento del dielettrico che può essere condotto fino al valore massimo, minimo, cioè legato al campo massimo sopportabile. Bene, vi ripeto i passaggi di questo integrale, un po' più complicato del solito. Questo è il modo più semplice di calcolarlo, perché ci siamo messi su questa direzione e in pratica su questa direzione i due campi hanno lo stesso verso, la stessa direzione, non lo stesso verso. Quindi non abbiamo fatto somme vettoriali dei campi, abbiamo sommato praticamente i due contributi. Sostanzialmente, cosa ho fatto nei miei passaggi? Ho separato il contributo del campo positivo rispetto al campo negativo, cioè non positivo e negativo, il campo della carica positiva rispetto al campo della carica negativa. E rispetto al cavo coassiale, stavolta la difficoltà sta nel fatto che io in realtà conosco le formule del campo riferito all'asse della carica, in questo caso ne ho due di assi, e quindi il primo contributo me lo calcolo rispetto ad un asse, che è questo, il secondo contributo rispetto a quest'altro asse. Devo semplicemente andare a vedere dove vanno a finire i punti A e B nei due assi, e devo semplicemente vedere chi è versore R' e chi è versore R rispetto a T. Fatte queste considerazioni mi accorgo praticamente che i due contributi sono uguali. Okay? Se i due contributi sono uguali, significa che basta calcolarne uno e moltiplicarlo per due. Bene, andiamo a vedere un risultato pratico che poi ci servirà. Come si fa a calcolare questo punto? Il campo prodotto in un certo punto della congiungente tra i due assi. Allora, per quello che abbiamo detto prima, in un punto qualsiasi devo fare la composizione vettoriale. Se però voglio calcolarmi il campo elettrico in un punto qualsiasi della congiungente P, chiamo per esempio R, ho avuto un solo asse, per semplicità, questo è l'asse R. Chiamo R la sua distanza dall'asse della carica positiva, D è la distanza interasse. Se voglio calcolarmi il campo in uno dei punti della congiungente, come abbiamo detto, non ho bisogno di comporre i vettori perché so che tutti e due i vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso. E quindi il campo sarà sicuramente orientato così, sarà diretto lungo la congiungente. Avrà il verso che va da carica positiva a carica negativa, mi resta solo da calcolarne il modulo, l'intensità di questo vettore. Essendo i vettori allineati, io non devo fare altro che sommare il modulo del campo prodotto dalla carica positiva e il modulo del campo prodotto da quella negativa. Adesso la carica positiva mi dà campo pari, valore assoluto, questi sono moduli,
a q tratto q primo, se volete, fratto 2 pi greco epsilon, non q primo, facciamo q, quindi ci confondiamo, 2 pi greco epsilon l per r. L'altro campo sarà q fratto 2 pi greco epsilon l per d meno r, perché l'altro campo avrà il suo riferimento qui. Invece di introdurre qui, invece di introdurre due riferimenti come per l'integrale, a me qui serve la distanza, non serve l'asse. Quindi la distanza è r da qui e d meno r da qui. E quindi praticamente il campo lo posso calcolare come 1 su 2 pi greco epsilon q su l, che moltiplica 1 su r meno 1 su d meno r. Ok? Negli esercizi che faremo normalmente non vi sarà data la carica, ma in un cavo del genere molto più frequentemente, molto più probabilmente conoscerete la tensione di esercizio, non la carica. E quindi in realtà tipicamente noi useremo questa formulazione. La carica non ce l'avete, ma avrete a disposizione la tensione, avrete a disposizione i dati geometrici per poter calcolare la capacità. Quindi la carica ve la potete ricavare come C per V, per definizione di capacità. Quindi qui vedete c'è CV, anzi per essere chiari non c'è proprio CV, ma c'è C' per V. C'è C' per V, quindi se conoscete la linea, conoscete le dimensioni A, D, conoscete la epsilon, conoscete la tensione a cui la state facendo lavorare, vi cavate facilmente qua questo pezzo qui. Dopodiché, vedete, qui c'è un più, scusate, questo è un segno più. Dopodiché, vedete, voi avete due contributi, uno su R più uno su D meno R. Ok? Qual è il punto in cui questi due contributi sono uguali? Nel punto di mezzo. Quando R diventa uguale a D mezzi, quindi a metà strada, a metà strada vi trovate che tutti e due i campi vi danno lo stesso contributo, siete equidistanti rispetto alle due sorgenti. Quindi avete il campo prodotto dalle due sorgenti equidistanti, stesso modulo, stesso verso e stessa direzione. Quindi sostanzialmente qui il campo che trovate sarebbe il doppio di quello che troveremmo considerando uno solo dei due conduttori e togliendo completamente l'altro. Vi trovate? Cioè, questa è la formula generale, se R è uguale a D mezzi, il campo in quel punto, in D mezzi, varrà 1 su 2 pi greco epsilon C' per V per 1 su D mezzi. No, per D, scusate. Per due volte di mezzi, scusate. Qui abbiamo 1 su di mezzi più 1 su di mezzi, quindi sarebbe 2 su di più 2 su di. Quindi verrebbe, vedete, due volte il campo prodotto alla distanza di mezzi. Ok? E questo poi lo useremo. Invece in qualunque altro punto vi trovate la formula generale che vi ho scritto. Bene, l'ultima configurazione di interesse è un corollario a questo che vi ho fatto vedere oggi ed è la cosiddetta linea aerea sul piano conduttore. Linea sul piano conduttore, cioè questo rappresenta lo schema semplificato di un cavo elettrico. Un altro schema di grande interesse è questo, però non voglio cancellarmi questi passaggi.
Facciamolo qui. Immaginate di avere un conduttore cilindrico posto a una certa distanza da un piano conduttore perfetto. Quindi, tutti questi passaggi li trovate nella dispensa dell'elettrostatico, pari pari. Okay? Allora, questo è un conduttore elettrico perfetto. Posto a una certa distanza da questo, che chiameremo H, da questo conduttore c'è un cavo, un conduttore elettrico di diametro 2A, quindi raggio A. Questo che cosa rappresenta? Dal punto di vista ideale, molto molto semplificato, che cos'è? È il problema di base da affrontare se volessi studiarmi cosa succede con le linee elettriche aeree. Avete sto cavo sospeso a una certa altezza da un terreno. Il terreno, in prima approssimazione, anche se un'ipotesi molto forte, lo possiamo supporre conduttore. In realtà, in quello che vi sto per dire, lo supporremo come un conduttore perfetto. Il cavo, in prima approssimazione, lo considereremo parallelo al terreno, anche se voi sapete in realtà che c'è un arco di catenaria, quindi c'è anche un effetto di curvatura. Quindi questo è, se volete, il modello zero, il più semplice possibile, di una linea aerea. Per fortuna questo problema non lo dobbiamo ristudiare da capo, perché possiamo sfruttare la soluzione del problema precedente. Cioè, se io carico positivamente questo conduttore e mi vado a studiare il problema nel semispazio occupato dal dielettrico e dal conduttore, chiaramente il conduttore elettrico perfetto, questo terreno, sarà, divide lo spazio in due, cioè semispazio del conduttore e semispazio con la mia carica e l'isolante. Ok? Ovviamente nel conduttore il campo è zero, quindi stavolta tutto quello che accade accade qui. Qui non c'è campo. Bene. Esiste un teorema fondamentale dell'elettromagnetismo che si chiama teorema delle immagini, che in realtà viene, anche il nome stesso viene mutuato dall'applicazione in ambito ottico. Elettromagnetismo alle frequenze per cui diventa ottica sostanzialmente. Che dice questo teorema? Dice questo: questo tipo di problema, quindi una carica che tra virgolette si specchia su un conduttore, su un piano elettrico, un piano infinito fatto di conduttore elettrico perfetto, nel semispazio superiore fornisce la stessa soluzione che fornirebbe un sistema duale, sistema equivalente, non duale, dato dalla carica di partenza più la sua immagine speculare. Cos'è l'immagine speculare? Nel teorema delle immagini si tratta di un cavo virtuale che si trova alla stessa distanza dal terreno, ma da parte opposta. Questa è l'immagine. Il teorema delle immagini si dice che se io tolgo il conduttore perfetto, quindi rimuovo il terreno e lo sostituisco con l'immagine del conduttore iniziale, mi vado a calcolare il campo prodotto da questa struttura e quel campo in questa regione di spazio è uguale a quello di partenza. Per darvi un esempio, perché si chiama teorema delle immagini? Immaginate di specchiarvi uno specchio planare. Cosa vedete? Qual è l'effetto? Io mi metto di fronte a uno specchio. Cosa sto vedendo? Non sto vedendo me. Sto vedendo chi? La mia immagine, che si forma alla stessa distanza a cui mi trovo io dallo specchio, ma da parte opposta ed invertita. Stiamo dicendo la stessa cosa.
Io in questa regione sto vedendo l'effetto di un'immagine che si trova simmetricamente alla parte opposta rispetto allo specchio, tra virgolette, ed invertita. L'inversione qui consiste nell'inversione di segno. E quindi questa configurazione non ce la dobbiamo studiare. Perché? Perché ci dà la stessa soluzione di prima. L'unica differenza è che mentre prima la soluzione era quella in tutto lo spazio, adesso nel semispazio superiore avremo la stessa soluzione di prima, in quello inferiore il campo continua a essere zero. Yeah. Quindi, se voglio calcolarmi il campo qui, posso usare esattamente le stesse formule che ho usato nel caso precedente della linea bifilare. In ogni punto, per esempio, il calcolo che abbiamo appena fatto, calcolare il campo in un punto qualsiasi della congiungente dei due centri, può ancora essere utilizzato. La differenza è che mentre prima io lo facevo andare da un centro all'altro centro, adesso quel calcolo vale da 0 fino ad H. Quindi qualunque punto si trovi da 0 ad H posso usare la formula che ho visto prima. Da H in poi no, perché da H in poi entro nel conduttore e il campo vale 0. Quindi in particolare, se utilizzo la formula di prima, in una struttura del genere, se quello che ci capiterà per esempio di chiedere negli esercizi, se io sono sotto una linea aerea, quanto vale il campo sul terreno, sul punto corrispondente al passaggio del cavo? Useremo la formula che abbiamo appena trovato nel punto H, che è il punto equidistante tra la carica e la sua immagine, il campo, abbiamo appena visto, vale il doppio del campo prodotto dal conduttore isolato. In altre parole, se questo conduttore fosse isolato, nel punto H che campo vi darebbe? Nel caso di conduttore isolato abbiamo visto che campo nel punto H, distanza H, varrebbe Q fratto 2 pi greco epsilon L per H. Questo nel caso del conduttore isolato. Qual è l'effetto del terreno conduttore perfetto? Se abbiamo oltre al cavo il terreno conduttore perfetto, applicando il teorema delle immagini, otteniamo che il campo vale esattamente il doppio, che si raddoppia con conduttore elettrico perfetto. Quindi, se voglio sapere l'impatto elettromagnetico di un elettrodotto, uno dei parametri da andare a valutare è quanto vale il campo elettrico sul terreno, ovviamente. Il campo elettrico sul terreno, per la norma italiana, vi anticipo una cosa che vedremo negli esercizi, a 50 Hz non può superare i 5 kV al metro. Questo è il limite di legge, a 50 Hz. Quindi significa che se sotto la nostra linea aerea abbiamo più di 5 kV al metro, quell'area deve essere interdetta alla residenza. Questi, come vedremo, non sono valori pericolosi per l'immediato, quindi ci potete tranquillamente passeggiare, altrimenti avremmo avuto delle protezioni sotto le linee aeree. Voi sotto le linee aeree normalmente ci passeggiate. Il problema è che questi, come vedremo, sono dei limiti che escludono danni per permanenze prolungate, quindi non ci potete abitare là sotto, per essere chiari. Non sono valori di campo che nell'immediato vi possano creare problemi, diciamo, di salute, ma sono valori di campo che statisticamente si è visto che se siamo sottoposti per lunghi periodi a questi campi potrebbe nascere un problema. Quindi ho bisogno di sapere sotto una linea aerea quanto campo mi becco. Allora, i due limiti estremi quali sono? Se il terreno non avesse nessun effetto, io troverei questo livello, quello del conduttore isolato. L'altro estremo opposto è il terreno è perfettamente conduttore, quindi è come se raddoppiasse l'effetto della carica, come se ci desse una carica equivalente fantasma, diciamo immagine, e quindi il campo si raddoppia in quel punto. L'ultima considerazione, quanto vale la capacità di questo sistema? Il campo è lo stesso, ci mettiamo una certa tensione, questo ci lascerebbe pensare che la capacità è la stessa. No, perciò non vi ho cancellato i passaggi. Per calcolare la capacità, signori, io devo fare integrale tra A e B.
se il sistema è una vera linea bifilare. Nel nostro caso, questo qui, che abbiamo detto, è equivalente solo fino a qui, perché da qui in poi c'è zero. Quindi io mi posso fare gli stessi calcoli di prima per calcolarmi la tensione, ma la tensione, il campo mi darà contributo solo su metà del percorso, perché sull'altra metà sto integrando zero. Quindi a parità di tutto, a parità di campo, io sto facendo l'integrale su metà percorso. Quindi che mi aspetto? Che rispetto alla tensione precedente, la tensione attuale sia giusto la metà. Ho integrato su metà percorso. Quindi la tensione è la metà, la carica è la stessa, significa che la capacità sarà il doppio di quella di prima. Ovviamente adesso qui che devo sostituire? Chi è D? D è 2H, la distanza che c'è tra le due cariche. Quindi la carica, a parità di carica mi ritrovo la tensione che è la metà, e quindi la capacità sarà il doppio. Quindi uso la stessa formula di prima. La distanza che devo usare non è la distanza tra carica e terreno, perché la formula di prima mi chiedeva la distanza tra i due assi delle due cariche, quindi è 2H meno A su A. La capacità, l'unità di lunghezza, sarà 2 pi greco epsilon diviso il logaritmo di 2H meno A. Adesso questo nelle linee aeree è approssimabile con questa formula. Perché? Perché mentre nei cavi può capitare che la distanza tra i conduttori sia confrontabile col raggio, in queste linee noi parliamo di linee che sono messe a decine di metri di altezza e che hanno diametri di millimetro, massimo centimetri, e quindi nell'argomento di questo logaritmo tipicamente 2H è molto maggiore di A, e spesso trovate questa formula. Se usate questa non è, ovviamente è sempre corretta, però magari in qualche testo vi danno direttamente questa, perché chiaramente H è molto più grande di A e quindi si può procedere a questa approssimazione.